Fa sempre uno strano effetto tornare qui all'Afterlife, soprattutto dopo tutto quello che è successo. Ah, felice che tu sia un poligono senza faccia oggi. Sì, è bello vederti. Come dove va? Sei? Tutto nella norma. Allora, sei pronto? Hai voglia. Prendi la pillola di Misty pronto. Vuoi solo parlare con Rogue Vero? Farai leva sul suo senso di colpa? Farai leva sul suo senso di colpa per strapparle un favore. Le ricorderai come ti ha lasciato a morire nella rassaccia. Ma dai! Non si fa! Primo, pensava che fossi già morto. Secondo, non farei mai una cosa del genere. Ecco, bravo! Ne ho bisogno. Che c'è? Userai il tuo fascino? Il tuo fascino? Non mi ha mai detto di no. Mai. Vabbè, come vuoi. Prendiamo la pillola. Ok. Sono pronto. Oglug! Ci penso io ora. Era ora, cazzo. Sembri diverso. Hai cambiato pettinatura. Wow. Cazzo, è bello essere di nuovo qui. Non sapevo che te ne fossi andato. Che cosa bevi? Non lo so. La tequila old fashion. Tequila old fashion. Con su della birra e un po' di peperoncino. Il Silver and Special. Era da un pezzo che non l'ordinavo. Perché Silver and non si faceva vedere da un pezzo. Beviamolo. Tutto d'un colpo. Lug, ti pareva, quando mai? Un altro. Dammene un altro. Arriva. È scomparso il bicchiere che era qui. Beviamo. Mi aspettavo arrivasse Rogue che mi diceva: cazzo bevi. Ma il bicchiere. Quanti ne stiamo bevendo? Johnny, mi stai facendo fuori tutto quanto il capitale. E lei tanto non dice nulla. Sai cosa voglio ora? Sai che cosa voglio ora? C'è sul menu? Informazione. Cassius Rand. È ancora vivo? Il tizio tatuato? Non lo vedo da parecchio tempo. Puoi scoprirlo di persona. Lavora Watson sulla Pershing. Era vuoto quello, Johnny. Era palesemente vuoto. Billy Goat, l'altro. È una scelta difficile, ti capisco. Ma è Pietro Baldi, dai, anche in Cyberpunk. L'altro. L'altro. Lo adorerà. Non ho dubbi. Cosa mi stai. Johnny, che cazzo mi stai facendo? Dicono che fa l'operatore per Smasher. Ma io non ti ho detto niente. E tu chi sei? Io non so niente. Diciamo che avevamo qualcosa in comune. Ruby Collins, l'ho passata io a Grayson. Tu puoi essermela fatta. Ma porca, te la sei portata pure dietro la tequila, Johnny. Dai. L'ho già sentita questa musica. Signorina! Buongiorno! Non ne voglio un altro! Ascolti! Simon! Simon! Non sono poligoni! Beviamo! Simon! Simon! Beviamo! Mi sa che vi domani starà un po' male, cioè avrà una vescica grossa come un pallone da calcio! Signora, giù le mani. Destra. Destra. Beh, diciamo che ho provato di meglio. Ehi, sei Ruby? Che?
Che c'è? Hai sentito parlare di me? Andiamo fuori di qui. Ti racconto cosa ho sentito e tu mi mostrerai se ho ragione. Ma prima devo occuparmi di una cosa. Ecco, brava. Tempo lontano. Sì, con tutta la tequila che hai bevuto non mi sorprende, Johnny. Oh, e dai, mi è apparso il cappello. Yo! Leva le tue cazzo di zampe da Ruby. Non va da nessuna parte con te. Sta lavorando, capito? Certo, come no. Cazzo, quanto mi è mancato tutto questo. Ehi, ti aspetto fuori. Ale! Mi stavi aspettando? Hai voglia? Ti va di andare a casa mia? Signorina? Sei di vomito. Ma scusami. Ah, la guida no. Ah, guida lei? Martin Street. Ma fai il giro lungo. Pure! Che culo ho avuto di trovare anche gli occhiali. Hai da accendere? Click. Ha trovato un paio di occhiali, ha trovato un accendino. Porca troia, quanto sei fortunato, Johnny. Grazie. Ma perché la gente si passa le sigarette come fossero, come fosse erba? Signorina, sta guidando, Oh mio Dio! E ti pareva. Cosa ho appena detto? Signorina, sta guidando, faccia attenzione. Cazzo, una notte da leoni. Ruby, concentrati. Devo parlare con Grayson. Ah, è un preservativo? Grazie, Ruby. Scusami, Tanto finiva così lo stesso. Salve, Night City! Sono tornato! Ma in tutto questo, non dovevamo parlare con Rogue. Cioè, ok, Johnny mi ha detto di fidarmi di lui e effettivamente non penso che mi lamenterò. Però, cazzo, Johnny, che cazzo hai combinato? Vi. Johnny? Ah, sono io stavolta. Sputi sempre sangue di prima. Inchia! Possiamo parlare di qualcos'altro, per favore? Certo. La prima volta che ti ho visto, ho capito che c'era qualcosa di familiare in te. Bla bla, Johnny te l'ha detto. Non mi sembri sorpresa, mi sento di merda. Non mi sembri sorpresa. Non mi sembri sorpresa. Lo ero, ma ora non più. Probabilmente non ti ricordi. Ho dei flash quella. Non tutto. Grazie a Dio. Mi ha chiamata di primo mattino. Ovviamente pensavo fossi tu. Ho pensato, che carino. Peccato che sia uscito completamente di testa. E sei venuta a vedere di persona, eh? Curiosità morbosa. E ho trovato Johnny Silver. Ma pensa un po'. Ti ha detto di smashere, è una sensazione strana. Una sensazione strana. Tu che sai di Johnny. Ah, l'ha vista tutta sminchiolata. Il viso sta cambiando, sai? Davvero? Sembri ancora V, ma quel sorrisetto perfido lo riconoscerei ovunque. Come parla, come si muove, come fuma. Io non fumo. Lui sì. Lo so, non potrei mai confondervi. Ah, ecco. Puoi dormire tranquillo. Grazie. Ti ha detto di smasher? Ti ha parlato di smasher? Sì, non sapevo che fossi tornato a Night City. E invece... Johnny ha trovato il modo di vendicarsi. Aspetta. Grayson. Jeremiah Grayson. Lavora per Smasher. Johnny l'ha saputo da una spogliarellista, non chiedermi come. Lo so io, tranquilla. Solo questo. Ad ogni modo vedrò cosa posso fare. Lo ammazziamo, quel figlio di puttana. Ti serve una mano? Sai come cosa ha fatto Smasher in tutto questo tempo? Ti serve una mano? Posso darti una mano. Nel tuo stato? Sei praticamente inutile.
Ti contatto quando scopro qualcosa. Grazie, okay. Fammi riposare, va. Su tutto il vomito in bocca ancora. Ehi. Rug? Non posso credere che quel bastardo sia qui nella tua testa. E invece. Lo è purtroppo, mi dispiace. Ma tra l'altro, io dove sono in questo momento? Sono in un altro hotel puzzoso disperso nel nulla? Eccolo lì. E ti pareva. Con tutta la tequila che ha bevuto ci credo anche. Ehi là, Johnny? Oh cazzo. Che c'è? Mi ha ingannato, vedi, solo parlare con Rogue. Dovresti essere tu quello a vomitare. Dovresti essere tu quello che vomita. La vita è ingiusta. Hai scelto proprio il momento giusto per scappare dal mio corpo. Devi essere felice che l'ho lasciato. Quello è vero. Per un attimo ho temuto che... Per un momento sembrava che avessi intenzione di tenerti. Quello è vero. Voglio dire, ti divertivi tanto. Non ti fidi ancora di me, eh? Non è che non mi fido, so eh. So che ci hai pensato. L'ho visto. Ho fatto esattamente quello che avevamo detto. Adesso usciamo di qui. Andiamo. In realtà non volevo dire questo, Johnny. Però, Che posto è questo? Un posto dove puoi vomitare sul tappeto senza problemi. Questo passa al convento. Beh, certo, come no. Allora, ti senti meglio? Minchia, hai voglia. Ma tra l'altro, che cosa mi ha fatto agli impianti, Johnny? Quando mi stava facendo la roba alla mano. Cyberlink Smart necessario per abilitare la mira Smart. Vuoi vedere che Johnny mi ha tolto il coso Smart? Scusa un attimo. Dai! Porca troia! Insieme per sempre, mi ha fatto un tatuaggio. Oh no! Ma ho gli occhiali di Johnny! Ma dai! Ma scusami, scusa un attimo. Sono gli occhiali originali di Johnny questi? Dove cazzo li ha trovati? Dentro una macchina a caso? Com'è possibile? No, scusami, c'ho anche la maglietta di Johnny, non ci credo. C'ho anche la maglietta. Vabbè, potenziamoli già che ci siamo, no? Siamo saliti di livello di creazione. Acquistare componenti dal potenziamento al 5%, ottimo. Che bel barbecue che ho appena fatto. Grazie mille. Solo questione di tempo. Ah, sei il tipo di ieri sera. Però scusami Johnny, ti voglio bene, ma lo devo cambiare. E credo che tolgo il Warp Dancer e mi rimetto il Thunder Vision normale. Mal che vada, ce lo abbiamo. Quegli 8 secondi extra sicuramente valgono la pena di avere meno critico. Anche perché volendo compenso con questo che è un 15% in più di danno critico. Non è granché, ma è meglio di nulla. Ha ragione Rug. Siamo sempre più uguali a Johnny noi ora. Non so se prenderlo come tributo o come trasformazione tutto ciò. Oh, qualcuno mi chiama. Vi, ho trovato il nostro amico. Davvero? Ho sentito qualche contatto. Grayson suonava familiare a un vecchio amico. Ha indagato un po'. Sì? E ha scoperto qualcosa. È una sezione del porto controllata dai Maestro. Ottimo. Quindi hai trovato Grayson. Piste su Smasher? Vuoi dire che hai trovato Grayson? Lavora davvero con Smasher? Raggiungimi all'Afterlife che ne parliamo. Okay. Arrivo subito. E rieccomi prontamente all'Afterlife. Ela, fammi entrare per favore, grazie. E quel tizio? Ah, un mercenario, ok. Sto dicendo perché c'è uno cattivo. Non riesco a togliere la visuale. Aiuto. Ehi, Rug, come va? Ah, dei piccoli dettagli. Ehi, ciao. Crispy, ci sta aiutando. Ciao, Crispy. Ehi, V. Ciao. Stai dando la caccia a Smash? Sì, esatto. Parleremo nel tempo. Ok, andiamo. Andiamo. Bocca al lupo. Johnny! Lui si diverte. Ehi là, andiamo, su. Ehi, V, è bello.
bello vederti, come va? Tutto bene, devo andare a lavoro, scusami. Verrai più tardi? Forse, non so. Non aspettarmi alzato. Va bene, mamma. Come ti ha aiutato Wayland esattamente? Grazie a lui troveremo Grayson in casa quando gli faremo visita. Quindi sappiamo dove cercarlo. Perché non mi rispondi, Rug? Fammi indovinare, guidi tu? E là. Ho qualcosa per te. Oh, davvero? Grazie. Dov'è Johnny? No, scusami, mi ha detto provala, dov'è? È di Johnny. La giacca di Johnny. Sicura che se la indosso non ci confonderai? Sicurissima. Eh beh. Grazie. Oh. Una replica, fatta su ordinazione. Eccolo qua. La vera deve essersi disintegrata anni fa. Probabile, visto che mi hanno zaccagnato. Grazie. Grazie. Oh. Sali. Va bene, arrivo. Tutto contento lui. Oh, scusami. Lo so, c'hai ragione. Dammi un attimino, Rug. Oh, guarda che bella. Guarda che bella, finalmente abbiamo una cazzo di giacca seria. Finalmente abbiamo la giacca della copertina, cazzo. E sai che ti dico, Rug? Io la potenzio anche. Me ne sbatto i coglioni della missione. Io aspetto, potenzio questa cazzo di giacca, va bene? Scusami, non volevo. Non so perché poi... chissà che film stavo pensando. Allora, dov'è la giacca? La rendiamo violacea. Ecco qua. Sto finendo i pezzi blu. Cazzo, pensa qua che all'inizio mi mancavano i pezzi verdi o incredibilmente i pezzi arancioni. Adesso mi mancano quelli di intermezzo. Fantastico. E ora la giacca diventa arancione e farà comunque 220 e passa di armatura. Ecco qua. E potenziamo anche la versione leggendaria, giustamente. Ecco fatto, 220 di armatura, ma con 4 slot per le mod. L'unica cosa è che mi dispiacerebbe smantellare la giacca Wolf School e infatti non la smantello e gli lascio su la roba che c'è sopra. Anche perché è più potente. È più potente, ma questa ha 4 slot, quindi gli metto su un coso di difesa e sono a posto. Gli mettiamo anche le mod, gli mettiamo 2 di questi. Gli mettiamo il 30% extra di critico e gli mettiamo 240 di armatura. Te, beccatela. Oh, dicevamo, scusa, eri più potente tu? Eri più potente. E rimaniamo sempre col nostro 100% di probabilità di critico. Con il quasi 400% di danno critico. La giacca è la cosa più bella in assoluta. Pantaloni, scarpe... Metti caso che troviamo di meglio, ci sto anche a cambiarla, ma la giacca no, la giacca è bellissima, punto. Grazie Rogue. Johnny è ancora fuori? Che ti ha detto Johnny di me? So che voi due parlate in continuazione. Hai voglia, ha detto che sei la migliore. Ha detto che sei la migliore, che lo sei sempre stata. La migliore. Ma questo purtroppo ha un prezzo. Vero. Sicura di essere d'accordo? È strano che tu non abbia incrociato Smasher prima. Sicura di essere d'accordo? Sicura di volerlo fare. Che c'è? Hai dei ripensamenti? Io no, tu? No, è solo che... non voglio che Johnny ti costringa. Adam Smasher è la sua ossessione, non la tua. È vero. Tu credi? Cerco solo di giocare pulito. È strano che tu non abbia incrociato Smasher ora. Strano che tu non abbia incrociato Smasher prima d'ora. Solo in qualche discorso, di tanto in tanto. Sì, ma non hai mai provato a cercarlo? Perché avrei dovuto? Ascoltami, il fatto che Johnny sia tornato cambia le cose, ok? Ok, certo. Credimi, lo so bene. Meglio di me chi vuoi che lo sappia. Ok, scendiamo qui. Siamo al porto. Magari è la nostra giornata. Eliminiamo Grayson e Smasher in una volta sola. Penso che faremo solo uno di due. Qualche parte. Mi dispiace dirvelo a tutti e due, ma mi sa che andremo con solo uno. Il piano? Quindi qual è il piano? Wayland ha visto Grayson in giro per il porto. Era con qualcuno. Smasher. Chi? Lo spero, ma prima dobbiamo raggiungere il data terminale dei mezzi. Allora, fosse Smasher, penso che l'avrebbero visto, no? Deposito principale, il terminale è lì. Scusatemi, ma... ok, se fosse Smasher è grosso quanto un armadio, l'avrebbero visto, no?
Troppi curiosi in giro. Meglio aspettare che faccia più buio. Hai parcheggiato davanti agli operai. Che facciamo fino ad allora? E nel frattempo che cosa facciamo? Aspettiamo e osserviamo. Ok. Ehi là, perché io non scendo? Sempre in macchina, triste. Ok, è abbastanza buio. Lo vedo. È una bella serata al porto. E tu coprirai me. Perfetto. Forza, andiamo. Sembra nervosa. Aprila, non si sa mai. Aspetta un attimo e poi seguimi. Va bene. Faccio con cautela allora. Dammi un secondo, Rogue. Fammi mettere le armi giuste allora. Mettiamo un paio di armi silenziate, che non si sa mai cosa ci attenda. Attenzione, non facciamoci sgamare subito. Scusa un attimo, Rogue. Aia! Che dolore, sono caduto. Vuoi aprirla? Certo, come no. Ok. Fa attenzione. Vai, io ti seguo. Li vedi? Quel data terminale. In silenzio. Ok. Facciamolo in silenzio. Credo che sia qua dentro. Quasi visto. Nasconditi. Lo so che m'ha quasi visto. Basta che mi muovo. Ah, qui che cosa abbiamo? Facciamo un po' di casini con l'elettricità? Cristo santo, non farti beccare. Vai tranquilla, non mi faccio beccare. Ecco fatto. Allora, togliamo il corpo e lo nascondiamo qui dentro. Ma c'è un sacchetto volante. Il data terminale è qui vicino, fortunatamente. Attenzione, facciamo in modo che non ci vedano. Per una volta voglio seguire quello che mi dicono e fare come chiedono. Quindi, se mi chiedono di non farmi vedere, io non mi farò vedere. Sarò silenzioso come un topo. È lui che non è stato silenzioso. Allora, mi serve un posto dove nascondere questo cadavere. Aspetta, ne ho visto uno. Eccolo lì. Tieni, buttalo. Buttalo qui dentro, vi. Bravo, vi. Ora. D'accordo, ci siamo. Eccoci qua. Tensionalo e vedi se c'è qualcosa di utile. Io sorveglio la porta. Ok. Sa esattamente dove trovarlo. Sta prendendo tempo, te l'ho detto. Rogue è ancora spaventata da quello stronzo. Ci credo. L'hai visto quanto è grosso, no? Cioè, tu l'hai visto quando ti ha ucciso. Io l'ho visto adesso. Allora, vediamo i file. Non c'è nulla. Vediamo i messaggi. E Bunik. Sembra che si nascondano sulla nave. Perfetto. Ok, vediamo cosa troviamo. Sì. Beh, laggiù. Sì. Sulla destra. Dovremmo sporcarci le mani, ma... Dammi un secondo. Ecco, uh-huh. Fatto. Ok. Dovremmo sporcarci le mani. Eccola lì. La Ebonic. Non mi sembra granché. E dentro è ancora peggio. Andiamo. Allora, prendiamo il corpo e nascondiamolo. Perfetto. Meno male che c'è sempre qualche nascondiglio pronto all'utilizzo. Non credo proprio che si sia rintanato qui. Smasher no, di sicuro. Smasher avrebbe messo un insegno. Io non penso proprio che Smasher lo troveremo oggi, Rogue. Mi dispiace dirtelo, ma è probabile che troveremo l'altro. Controlliamo il ponte. Ma è sparito Johnny. Ok. Era qui. Chi lo stai facendo? Per pareggiare i conti. Vuoi vendicare Johnny? Anche quello. Anche quello, beh certo. Oh, attenzione. Non si torna indietro! Ah, benissimo.
Grayson, sì. No, non quello. Quel bastardo mi ha sparato con la mia stessa pistola. Valorian 3516. Volete giocare? Ha un con me? Non uscirai vivo da qui! Ma è già morto? Ma gli ha sparato lei? Ma scusami. Vieni qui. Pistola. Oh, la prendo e come? Questa non è tua, direi. Questa non è tua, direi. Grace. Tutta la roba di Johnny. Poche. Io e te non facciamo più parte della stessa squadra. Non mi sorprende, sai. A quanto pare è la tua specialità pugnalare alle spalle. Che stronzo. Dov'è Smasher? Se fossi in te comincerei a parlare. Sai, potrei non sfondarti il cranio. Potrei anche sfondarti il cranio come un uovo, sai. Riusciresti ancora a parlare? Per un po'. Certo, parlo volentieri. Tanto, peggio di così, no? Come Rogue sia sopravvissuta dopo l'attacco alla torre? E perché nessuno le abbia mai dato la caccia? Questo me lo sono chiesto, solo effettivamente. Tra tutta quella feccia dell'Atlantis. Io sì. Io mi chiedo davvero fino a dove si sia spinta per sistemarsi così bene. Che si scopava? A chi ha dovuto leccare il culo? Dov'è Smasher? Con l'Arasaka. Ma credo che tu lo sappia già. Questo sì, lo sapevo. Quando tornerà? Mai. Il fedele Adam ne è appena stato nominato capo della sicurezza. Ah, ottimo. Non tornerà mai più in questa fogna. Io sono rimasto solo per chiudere alcuni affari in sospeso. Merda. Esatto. Puoi dirlo forte. Voi due non volerete mai così in alto. Smasher è fuori dalla vostra portata. Basta solo ritornare alla Arasaka. Vi troverà. Gli piace chiudere questi conti di persona. Se è inutile, ci porterai da Smasher. Ci porterai da Smasher, bastardo. Anche se volessi. Non si fida abbastanza di... E si spara. Hey, ma perché vi interessa così tanto Smasher? A me interessa Silverhand. E quello che gli è successo. Johnny Silverhand? Che cosa vuoi sapere? Tutto! È sparito. Che ne ha fatto Smasher del corpo? Smasher ti ha mai detto che ne ha fatto del corpo di Silverhand? Ti piace così tanto, eh? Vorresti riesumare quella merda? Oppure vuoi sentirti raccontare com'è morto nel suo stesso piscio, con i neuroni fritti dal Soul Killer? Che ne hanno fatto di lui? Nelle Badlands, vicino ai giacimenti petroliferi. L'hanno sepolto lì. Prendetela 101 verso nord, poi cercate l'interramento. Scavando abbastanza a fondo potreste persino trovare un braccio d'argento sporco. Ho sentito abbastanza. Facciamola finita. Bastardo. Solo a guardarlo mi viene voglia di strapparmi gli occhi. No, aspetta. Ho qualcosa. Silverhand, ti interessa lui, vero? Potrei darti qualcosa. Che cosa? Sentiamo. Metti via l'arma, è il tuo giorno fortunato. Lo finisco? Merita di crepare. Lo finisco? Sì. Cioè, fa ciò che ritieni giusto. Smasher aveva qualcosa che apparteneva a Johnny. Potrebbe essere tua, se mi lasci in vita. Di cosa stiamo parlando, però? Come ha avuto Smasher la roba di Johnny? Come ha fatto Smasher ad avere la roba di Johnny? Mi ha detto che Saburo Arasaka gli aveva ordinato di liberarsi del corpo e di tutte le sue cianfrusaglie. Le ha vendute tutte. Tranne la Malorian, quello che ho io. La pistola, quindi. La Malorian, probabilmente è la sua macchina. Penso che ti ucciderò comunque. Non voglio niente da te. Addio. Bene, un calzone in meno. Avevo un oggetto. Mi fa piacere che tu sia contento che io l'abbia ucciso. Parla con Rogue. È stato inutile. Tutto quanto. Non abbiamo altre piste da seguire ora. Cazzo, B, dille che... Johnny dice che lo troverai. Johnny non voleva soltanto vendetta. Abbiamo comunque scoperto qualcosa. Johnny dice che lo troverai. Johnny dice che lo troverai. Ah sì? Beh, digli. Cazzo! Non riesco neanche a parlarci normalmente. Cosa sono, il vostro cazzo, intermediario? Ma non capisci? Non si tratta soltanto di Smasher. Lui è solo la fottuta punta dell'iceberg. Anche se lo uccidessimo, che cosa otterremmo? Vendetta? Rogue? A dopo, V. Rogue, dove vai? Lasciala stare, V. Ok. Si riprenderà.
ma in questi momenti preferisce restare da sola. Lo immagino. Ok, lo capisco. Andiamo a quei giacimenti petroliferi. Voglio vedere com'è laggiù. Sono giacimenti petroliferi, Johnny. Non è che mi aspetto granché. Comunque abbiamo ottenuto una chiave d'accesso da questo tizio. Vuol dire che qualcosa si può aprire. Scopriamo che cosa. E vediamo se posso potenziare la pistola, tra l'altro. La giornata di potenziamenti oggi. Ah, è già leggendaria l'arma. È già leggendaria. Ed è una pistola tradizionale rispetto alle altre. Va bene, lo accetto. È una bella arma comunque. Vediamo almeno se posso potenziarla. Ovvio che posso potenziarla. 550 di DPS, 266 di danno. Perché non posso sparare? Perché non posso sparare mirando? Non posso sparare mirando con quest'arma? Guarda un attimo, questo si può toccare. Tocchiamolo. Ed ha attivato un container. Magari... Ehi là, ciao. Ah no, è Rug. Pensavo che era un nemico. Magari è solo... Ah, cazzo, ho capito che cos'è. Eh beh, se l'hai capito tu. Vediamo cosa abbiamo qui. Clac, te, clac. Dov'è Johnny? Tira via quello straccio. È la tua... è la tua, okay, macchina? La mia auto. Salta su. Te la faccio persino. Ah beh, certo, perché no, non me l'avresti fatta guidare? Ora è mia, ci credo. Wow. Con scritto samurai dietro. Ma guarda che bello che c'è Johnny in macchina con noi. Siamo ai giacimenti petroliferi. Beh, non eri tanto lontano dal porto, dai. Magari Smasher non aveva neanche voglia di liberarsi troppo di te. Sì, deve essere... Non posso credere che l'abbiano portato fino a qui. Il tuo corpo. Sembra meglio della discarica in cui ero finito io. Guarda, se devo essere sincero sembra quasi un lusso. Quindi è così. Johnny. Non c'è niente. Beh, cosa ti aspettavi, una lapide? Cosa ti aspettavi? Una lapide, una bandiera e dei fiori. No, io non lo so. Un segno. Qualcosa. Qualsiasi cosa. Incidi le iniziali di Johnny. Possiamo rimediare subito. Ma col fango, vi? Ah no, con un sasso. Meglio adesso? Un po'. Ma se fosse stata la mia vera tomba, che cosa avreste scritto? Qui giace Johnny Silverhand? Colui che mi ha salvato la vita. Colui che mi ha salvato la vita. Vi, non sai quanto vorrei che questo fosse vero. Ascolta, adesso ho capito che ho scazzato un sacco di cose. Abbastanza. Ho deluso e usato tutte le persone che mi avevano concesso la loro fiducia. Sono stato un bastardo, cieco ed egoista. Un pochino, eh? Ma poco poco. Non l'ho ancora sputtanata. Non voglio rovinare quello che c'è tra noi. Siamo amici, no? E comunque hai sputtanato anche quello. No, Johnny, hai sputtanato anche quello. Mi hai usato. Mi hai mentito. Non posso fidarmi di te. Vero. È troppo tardi per chiederti una seconda chance. Cosa sono, la tua fidanzata? Cosa vuoi da me, Johnny? Che cosa vuoi da me? Molti di quelli che credevo amici non sopportavano neanche l'idea di stare nella stessa stanza con me. Tu invece mi hai in testa. Quello che mi è stato più vicino in assoluto. 24 ore al giorno, tutti i giorni. In realtà è il contrario, tu sei stato con me. Eppure non sembra che tu mi odi a morte. Perché se cercassi di ucciderti mi ammazzerei. Fino ad ora. Già, Ok, ti do una seconda chance. Ok. Ma questa è la tua ultima seconda chance. Non sarò così ingenuo. Cercherò di fare del mio meglio. Bravo, Johnny. Johnny Silverhand, rocker inarrestabile che non molla mai.
Così mi piaci. Il più idiota di tutti. Comunque sei stato un vero stronzo all'inizio. All'inizio sei stato un vero stronzo. Volevi rubarmi il corpo. Perché te lo meritavi. Ma dai. Ricordi quando ti sei svegliato da Victor e non sapevi nulla di me? Vedo la gente morta, ho paura. E cosa dovevo aspettarmi? E poi piagnucolare con Misty dicendole che non volevi morire. Cosa ti aspetti? Io non voglio morire. Nel cuore della notte, lamentandoti di non potermi uccidere. Non pensavo che saremmo arrivati fin qui. A vedere la tua ipotetica tomba? Quando hai detto che hai deluso i tuoi amici? Quando hai detto che hai deluso i tuoi amici, intendevi Rogue? Rogue, Alt, Kerry, Santiago. Kerry, madonna, l'hai trattato di merda. Almeno non con Rogue. Kerry l'hai trattato di merda, merda, merda. 50 anni, non posso inserirmi nella sua vita. Questo è vero, tu dovresti essere morto. Beh, la storia con Smasher di sicuro l'ha scossa. La storia di Smasher l'ha davvero scossa. Non puoi lasciarla così. Forse hai ragione. Si comportava in modo strano. Dovresti parlarle. Sai, le avevo promesso di portarla a vedere un film tanto tempo fa. Che film? Buona idea. Puoi chiamarla e chiederle se una di queste sere è libera. Il problema è che dovresti lasciarmi il controllo di nuovo. Tanto, sai che novità. Chiamerò Rogue. D'accordo. La chiamerò. Ok. Andiamocene. Non c'è niente da vedere qui. Purtroppo no. Quella pena di venire. Decisamente. Grazie, V. Di tutte le teste in cui sarei potuto finire, sono felice di essere... Beh, pensa se finivi dentro quella di Jackie. Sarebbe stato molto peggio. Andiamo. Johnny Silverhand, 2023.